Roma incontra il mondo qui a Villa Ada, ma il festival non è soltanto concerti, ma anche incontri con il pubblico con gli Smart Camp. E qui di fianco a me io ho il cofondatore dello Studio Dorme, che sostiene e promuove l'idea di questi Smart Camp avuta da Social Energy, Federico D'Orazio. Ciao. Che cos'è lo Studio Dorme? Cioè, cosa fa lo Studio Dorme? Allora, lo Studio Dorme è un laboratorio un po' speciale che si occupa di differenti frangenti della comunicazione. Abbiamo un approccio molto manuale e manieristico al nostro lavoro, però riusciamo a coprire un'ampia gamma di servizi, dal brand identity per le aziende alla grafica pura, fino ad arrivare agli eventi e al concept degli eventi. E in questo caso noi ci siamo spremuti le meningi proprio per riuscire a fare un evento che convogliasse una serie di realtà che vengono da mondi differenti, per farli coesistere per tutto il mese di luglio. E ci siamo riusciti, nonostante abbiamo fatto una corsa contro il tempo e nonostante anche il meteo ci è un po' avverso. Avete fatto una cosa fantastica, perché alla fin fine avete coinvogliato tutto in un unico momento, diciamo così, temporale, delle realtà diverse fra loro che magari non si conoscevano, no? E quindi le avete messe un po' in comunicazione. Sì, allora la cosa che abbiamo fatto è stata proprio creare un dialogo tra realtà abbastanza di settore, come i Fab Lab, i co-worker, quindi con i co-working, gli istituti di ricerca e gli scienziati, quindi, e tutto invece un apparato di designer e intellettuali che poco hanno a che fare a volte con la manualità intesa alla Fab Lab. E siamo riusciti, abbiamo avuto la possibilità di avere una cornice fantastica che è Villa Ada, e tutto ciò grazie anche all'Arci e a Humus. Quindi non si ferma con Villa Ada, ma va avanti. Ma soprattutto la cosa è questa: ci sono aree incontro, talk, quindi si può parlare. So che c'è un master che verrà messo in palio, fantastico tra l'altro, ci sono delle aree play dedicate ai bambini, show per far vedere. Noi abbiamo assistito adesso alla stampa 3D di un oggetto, una figata pazzesca, cioè, devo dirlo. E poi so anche che c'è un incontro molto particolare, atteso soprattutto, con il CNRII, istituto di ricerca che si occupa dell'inquinamento atmosferico. Esatto, la prossima settimana, sabato prossimo quindi, ci sarà questo incontro, questo noi li chiamiamo un talk, in realtà sono degli speech di 15 minuti dove presentiamo delle realtà, e la prossima settimana è dedicata tutta alla ricerca, che in questo paese subisce molti rallentamenti, e quindi ci è sembrato giusto accostare delle realtà underground a delle cose invece che non sono underground, ma che sono anche finanziate dallo Stato, ma che hanno bisogno comunque di essere coinvogliate su un pubblico un po' più commerciale. E quindi questi talk la prossima settimana riguarderanno il CNRIA, che appunto si occupa dell'inquinamento atmosferico e di tutta la sfera che ruota attorno all'ambiente, e ci sarà anche l'ENEA, altro istituto nazionale molto importante, che quest'anno ha presentato per noi questa macchina elettrica che ha fatto il giro un po' del mondo, e poi ci sarà anche Mayam, che sono dei ragazzi che si occupano di sviluppo software, che fanno ricerca anche loro per creare un software che sia fruibile anche da persone che non hanno la possibilità di avere un'agibilità, per cui esclusivamente vocale. E oltre questo ci sarà un Corrente in Movimento, che si occupa ovviamente di clima e di situazioni ambientali, che accompagnerà anche il Clean Web, che è questo evento che racchiude nel mondo dei sviluppatori che sviluppano
sviluppano delle app o comunque dei sistemi nell'arco di 48 ore, si chiama hackathon questa cosa, e nell'arco di 48 ore sviluppano queste app per fruire il clima in maniera migliore, per avere una possibilità giovane di avvicinarsi a queste tematiche. Ragazzi, è fantastico tutto ciò, a me viene la voglia di venire a vederle tutte, ho visto la macchina e mi piace tantissimo, ho visto la stampante 3D, mi ha esaltata, quindi insomma l'appuntamento è qui a Villada, venite, fate un giro negli Smart Camp, ascoltate qualche talk, osservate, guardate, provate e poi vi trattenete per il concerto e così avete fatto tutta una giornata spettacolare dove avete imparato, magari dove potreste anche imparare qualche cosa sulla sostenibilità, sull'energia, la rinnovabilità e via discorrendo. Federico, grazie mille. Saluto tutti gli amici di Fun Week qui dallo Smart Camp e vi aspettiamo numerosi. E seguite lo Studio Dorme per scoprire quello che accadrà nel futuro. Ah.